scolastico Matteo Scarlato, che per un impegno improrogabile purtroppo si scusa per non poter essere qui con noi stasera. Vi do quindi benvenuto alla 15ª edizione della Giornata Mondiale della Poesia, un evento oramai fisso, un appuntamento fisso per la nostra comunità scolastica, tanto è vero appunto 15ª edizione. Un evento che darà frutto stasera a un farà proprio, diciamo, sarà l'occasione per capire i ragazzi cosa hanno prodotto attraverso questa attività laboratoriale sulla poesia, condotta dalle professoresse Rinaldi Maria Grazia, Simone Paola e Annalisa Marinacci, che hanno guidato appunto i ragazzi attraverso delle attività svolte all'interno del progetto PON, l'Officina della Poesia in particolare, per chi dei vostri figli sa benissimo che ha partecipato, e attraverso questo laboratorio, questo percorso laboratoriale, i ragazzi hanno avuto modo di sperimentare cosa significhi fare poesia, grazie anche alla collaborazione di un'attrice, Daria Paoletta, che ha lavorato e collaborato insieme alle docenti e ha permesso quindi ai ragazzi di, come dicevo, capire cosa significa fare poesia, analizzare i testi, capirne il significato e anche produrre testi poetici e capire quanto la poesia sia un ottimo strumento per esprimere se stessi, valori, opinioni, emozioni, sentimenti. E stasera qui vogliono semplicemente farci vedere, assistere a quello che hanno elaborato per noi. Il tutto poi completato grazie anche alla collaborazione di docenti dell'indirizzo musicale, che sono sempre presenti, è una nostra preziosissima risorsa, e faranno da sottofondo ai testi che ascolterete. Quindi vi auguro un buon ascolto. Nel mondo della poesia con le istruzioni per coltivarla del poeta inglese contemporaneo Tony Milton, autore di testi per bambini. Il poeta invita a chiudere gli occhi, ad aprire la mente, a seguire il ritmo delle parole e a gustare il sapore. Così la poesia può sbocciare e prendere forma dalle frasi in fermento. Oggi, 21 marzo, giornata mondiale della poesia, si celebra la poesia come luogo fondante della memoria, come linguaggio universale e come espressione di valori universali. La giornata, istituita dalla 30ª sessione della Conferenza Generale UNESCO nel 1999, è celebrata per la prima volta il 21 marzo seguente, primo giorno di primavera. Riconosce infatti all'espressione poetica un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo interculturale e della pace. Essa è giunta nella nostra scuola alla 15ª edizione, come consolidare l'attività progettuale d'istituto che quest'anno ha guidato noi ragazzi a riflettere sul tema della bellezza, della quotidianità, spesso non considerata nel nostro tempo, che valorizza invece l'unicità e l'eccezionalità. Tale bellezza può invece essere trovata nei momenti semplici della vita di tutti i giorni, in un sorriso, in una gentilezza, in un gesto d'affetto o di generosità, nella natura, nei rapporti interpersonali, attingendo al nostro vissuto, al serbatoio infinito del vivere. Abbiamo provato sensazioni, emozioni, stati d'animo, ingredienti necessari per dar vita alla poesia. Prima di iniziare
iniziare vogliamo raccontarvi i momenti fondamentali del nostro percorso poetico. Le parole chiave della nostra quotidianità sono state la scuola, i mestieri, l'alimentazione, i giochi e la famiglia. In un clima di fiducia che ha aiutato ciascuno ad esprimersi, sperimentare e produrre, le parole sono state interpretate e nel flusso della creatività sono diventate frasi, versi, componimenti poetici, espressione di emozioni, sentimenti, idee e desideri. Nella seconda parte del laboratorio abbiamo incontrato i testi d'autore, evocato immagini e rappresentazioni grafico-pittoriche, modulato la voce in sfumature di emozioni, incontrato l'altro nella fisicità e nell'espressività dei versi recitati, con la guida di un'esperta teatrale esterna e il supporto della musica. I testi sono stati organizzati in 5 sezioni, nelle quali ciascuno presenterà questa sera la propria poesia e quella d'autore. Tutto il laboratorio è stato alla fine documentato in un ebook finale. La nostra manifestazione intende offrire agli alunni dell'Istituto Comprensivo Pietro Nenni e alla comunità cittadina l'opportunità culturale di nutrirsi di poesia. Prima di tutta la vita.
scuola il mattino chiudo con un grembiule. Inferno ma anche paradiso. Marisol Fulgaro, prima C, e Chiara Libartiti, prima D, che interpretano Compagni di banco di Marino Moretti, poeta, romanziere e drammaturgo italiano del Novecento, noto soprattutto come poeta crepuscolare che esprime le emozioni nel ricordare i compagni di banco, in particolare Poggiolini, con la sua occhiata timida e smarrita, al quale sarebbe ancora pronto a dare un pennino, un quaderno, un taccuino. Chiude la prima sezione Nicola Palmieri, prima A, nel proprio componimento Fatica affascinante. Nel mondo ci sono le terre ed i cieli, non sono divise scaffali. Nel mondo ci sono le fiabe e le arti, non sono divise reparti. Nel mondo c'è un nido che è la tua classe, uscendo non trovi le casse. Nel mondo ci sono maestri un po' maghi, ci sono non solo se paghi. Nel mondo il sapere che vuoi si conquista, al supermercato si acquista. E allora rispondi con una parola, com'è che la vuoi la tua scuola? Alleluia, vorresti dire, le lezioni sono finite, ma ogni volta sembrano infinite. Il mio compagno sta dormendo, sembra che stia partendo. Arrivare in mondo dei sogni, per fortuna c'è la prof che lo riporta sui fogli.
è finita la lezione, ormai da tanto, eppure lei sta lì ancora spiegando, e intanto noi, ridendo e scherzando, spegniamo il telecomando. Massauri, Mauri, Mengoli, Moretti. Il registro dei voti piccolini dietro le teste dei nomi grandi. Tu lo sapevi a mente, Nori, Orlandi, Ostiglia, Paggi, Poggi, Poggiolini. Dio, che tristezza ricordare questi nomi degnoti a cui devo del tu. Nomi che non si scorderanno più, perché in fila così, perché modesti. O Poggiolini, che fai tu, che pensi? Forse tu vieni nella tua casina, odorata di latte e di cedrina, e sguardi e baci e figli più dispensi. Forse la sera giochi la partita fino alle 10:30. Anche in più là. Con la moglie e la suocera. E chissà, forse con Poggio Mengoli. La vita. Io, Noga, quel fumiero che si strada facendo, quasi inavvertitamente. E adesso, se non fuori una matita, faccio... Indovina un po'? Faccio dei versi. È una gara contro il tempo, per arrivare a scuola all'ora giusta, senza ritardi e sempre contento. Che simpatia sentire l'appello, i nomi degli alunni sono scanditi a ritmo di un campanello. E poi la spiegazione è davvero interessante, la mia mente immagina, collega, sembra un robot immagazzinante. I compiti, scritti, orali, sì, sono affaticato. Ma a dire il vero, sono anche tanto affascinato. Non voglio pensare che lo studio sia faticoso. In realtà è un bel campo gioioso, dove gli alleati sono la costanza e la volontà. E perché no, l'allegria e l'abilità.
Riprendiamo con Martina Manzelli, prima B, e Francesca Valente, seconda C, nell'interpretazione del Sabato del Villaggio di Giacomo Leopardi, poeta, filosofo, scrittore e filologo dell'Ottocento, tra i principali esponenti del Romanticismo. La poesia, scritta a Recanati nel 1829, descrive la vita del paese durante il sabato, quando gli abitanti si preparano al giorno di festa della domenica. Il sabato rappresenta la giovinezza, con i suoi sogni e le sue speranze. La domenica invece è l'età adulta, con la caduta delle illusioni. Beatrice Pensato, seconda A, nel proprio destro realizzarsi. Carolina Ciavarella, terza C, che presenta il lavoro di Kyle Kibra, poeta, pittore e aforista libanese, naturalizzato statunitense della prima metà del Novecento, per il quale lavorare significa andare di pari passo con la terra e la sua anima, e chi lavora è un flauto che nel suo cuore volge musica e il mormorio delle ore. Sabino Soldano, terza E, che recita i propri versi Infanzia rovinata. Giorgio Antonucci, prima B, nell'interpretazione della composizione I colori di mestieri di Gianni Rodari, scrittore, poeta, pedagogista e giornalista del Novecento, vincitore del premio Andersen nel 1970, in cui solo i fannulloni vanno a spasso e non si spaccano nemmeno un dito, a differenza dei panettieri, degli imbianchini, degli spazzacamini e degli operai, che sono colorati di bianco, nero e azzurrino. Chiara Ripartiti, prima D, che presenta il proprio testo Ingiustizia, e Sabino Soldano, terza E, che declama il lavoro di Samuel Smiles, scrittore, giornalista e politico scozzese dell'Ottocento, per il quale il più umile operaio contribuisce al benessere sociale. A conclusione della seconda sezione, Marisol Fulgaro, prima C, recita il proprio testo Un lavoro originale. La donzelletta viene dalla campagna, in sul calare del sole, col suo fascio d'erba, e riga in mano un mazzolino di rose e di viole. Ornare ella si appresta, dimani è di festa, il petto e il crine. Siede con le vicine, sulla scala, a filare la vecchierella. Incontro laddove si perde il giorno, e novellato viene il suo buon tempo, quando al di festa ella tornava. Ed ancora, stare snella, solea danzare intra di quelli che aveva compagni dell'età più bella. Già tutta l'aria è bruna, torna al giorno il sereno, e torna all'ombra giù da colli e da tetti, a biancheggiare la recente luna. Or la squilla dà segno della festa che viene, e da quel suono di resti che il cor si riconforta. I fanciulli sulla piazzuola in fronte, e qua e là saltando, fanno un lieto rumore. E intanto riede la sua barca mensa, fischiando il zappatore, che seco pensa al dì del suo riposo. Poi quando intorno è spento ogni altra pace e tutto l'altro tace, o del mantel picchiare, o di la sega, nelle New York, che vede nella chiusa bottega la lucerna, e s'affretta e s'adopra di fornir l'opera anziché dell'alba. Questo, di sette, è il più gradito giorno, pieno di speme e di gioia, di man tristezza e noia. Legherà l'ore ed al travaglio usato, ciascun in suo pensiero farà ritorno. Garzoncello scherzoso, coteste da fiorite come un giorno d'allegrezza piena, giorno chiaro, sereno, che precorre la festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, san gioieta e cotesta. Altro dirmi non vo, ma la tua festa, canco tardi veder, non ti sia grave. In prosa, nessuno ti ha fermato, nemmeno io, anzi, ti ho appoggiato. Il lavoro tuo tanto desiderato, ora che sei cresciuta, lo hai concretizzato. Ti ho lasciato volare e i tuoi sogni realizzare. Chiese allora una ragione, parlaci del lavoro. Ed egli gli rispose dicendo: voi lavorate per andare di pari passo con la terra e la sua anima. Perché oziare significa diventare strane le stagioni e uscire dalla precessione della vita che avanza maestosamente verso l'infinito. Quando voi lavorate, siete un flauto che volge nel suo cuore in musica e il mormorio delle ore. Chi di voi vorrebbe essere una canna muta e silenziosa mentre tutte le altre cantano insieme all'unisono?
Vi è sempre stato detto che il lavoro è una maledizione e che la fatica una sventura. Ma io vi dico che quando lavorate realizzate una parte del sogno più remota della terra, assegnata quando il sogno nacque. Ed è il mantenervi con fatica che voi in verità amate la vita. E amare la vita attraverso la fatica significa essere molto prossimi al suo segreto più profondo. Ti alzi presto per andare a lavorare invece di studiare e giocare. Nessuno vuole aiutarti e ti sfruttano fino a tardi. Sono anni che vai a sudare ma non hai visto la paga arrivare. In TV tutti parlano di te e dei tuoi coetanei, che però restano degli estranei. Purtroppo sei obbligato e la sera capisci che non sei fortunato. Ti prometti che scapperai, ma la mattina sai che non ce la farai. Io so i colori dei vestiti, sono bianchi i panettieri, saltano come degli uccelli e hanno la farina nei capelli, sono neri gli spazzacamini, di sette colori sulle sbianchine, le pere dell'officina hanno una bella tuta azzurrina, hanno le mani sporche di grasso, i fannulloni vanno a spasso, non si sporcano nemmeno un dito, ma il loro mestiere non è pulito. Anche se non sono grande, i giudici lavorano duro per un mondo più sicuro e maturo, gli avvocati si adoperano per i malcapitati ingiustamente accusati, le regole dobbiamo rispettare se la giustizia vogliamo conquistare. Non vi è per l'uomo pane più saporito di quello che gli si procura con il proprio lavoro fisico e intellettuale. Né vi è bene che non possa essere acquistato con il lavoro, né soddisfazione che non possa essere data dal lavoro. Il più umile operaio contribuisce al benessere sociale. Lodiamo la saggezza di quell'imperatore che diceva: per ogni uomo che non lavora e per ogni donna che si lascia andare alla pigrizia, c'è qualcuno nell'impero che soffre la fame e il freddo. Animatori è un lavoro di fantasia che richiede armonia. Organizzare giochi, canti e balli per onomastici e compleanni. Rallegra nella tua testa e fa felice ogni festa. Ridere, scherzare e saltare non è sempre banale. Stare in compagnia scaccia la malinconia. Attore, regista, sceneggiatore, produttore, comico e poeta romano del Novecento, La Dieta, testo in dialetto romanesco in cui l'autore, dopo che ha relegato pasta e pane, si pone la domanda se valga la pena di soffrire lontano dalla tavola, pensando che si deve morire. Carolina Ciavarella, terza C, che recita i propri versi Dolci Distrazioni. Simona Di Pompo, terza A, e Anna Francesca Scudiero, seconda B, che declamano in dialetto napoletano e nella traduzione del Maggiorese Orraù di Edoardo De Filippo, drammaturgo, attore, regista, sceneggiatore e poeta, considerato uno dei più importanti autori teatrali italiani del Novecento. Nel testo, il ragù vivo è quello che fa la mamma, quello della moglie è solo carne capo marula. Chiudono la terza sezione, Dati Mara, terza E, nella propria composizione Ricreazione. Greta Petta, seconda A, e Carolina Ciavarella, terza C, nell'Ode al pane, in cui il poeta cilino Pablo Neruda, una delle figure più importanti della letteratura latinoamericana del Novecento,
definisce il pane un miracolo continuo, volontà di vita, che ha sapore di terra, bellezza e amore. Giorgio Antonucci, prima B, con i suoi versi "Che bello mangiare". Il pane è tra gli alimenti più importanti. Appena senti il suo odore, ti sembra già di gustarne il sapore. Quando lo metti sotto i denti, senti una sensazione magica che ti tocca il cuore. Di pane ci sono molti tipi, dai gusti assai saporiti e con forme assai diverse e che non sono le stesse. C'è la forma tonda, c'è la lunga e c'è la corta. Il pane è anche meglio di una torta, soprattutto se è farcito con mozzarella e mortadella, oppure la Nutella. Tanti sono i modi di prepararlo e anche di gustarlo. Il pane resta il migliore e a tutti ho un posticino nel cuore. Dopo che il negato pasta e pane, sono 10 giorni che non calo, eppure resisto, soffro e sentito le cure. Ne pareranno e sono 2 settimane, ne manco dormo più, le notti sane, per darmi il pancio a bocca le torture, le passo immaginando le creature, carica le fra come il cane. Ma vale quella pena di soffrire, lontano dalla tavola in una sedia, pensando che si deve da morire. Né per far fanatico romano, però di fronte a questa campanile media, meglio morire col petto in mano. Dream suona la sveglia e tutti giù per terra, la mamma in macchina scornato e con il cioccolato uno ne ha mangiato. In fretta vado a scuola e penso alla merenda che mi fa gola. A Luna corre a casa per pranzare e mamma dice non ti abbuffare. Poi lascio i libri volentieri per la torta fatta ieri. Finalmente è ora in cena e concludo con un dolce alla marina. Io non so difficile. Ma lo avvi la mia su questo. Ma lo avvi la mia. Sì, vabbè, comunque tu, ma ci avessi una boccia. Sì, vabbè, comunque tu, ma che ci fai boccia. Tu che dici, che sei Raul? Tu che stai dicendo, sì, che mi Raul. Io mangio come magna. Io mangio, io sono come magna. Ma mi ferisce una parola, che sei carne capo marolo. Come fa per mamma, che sei carne capo marolo. Quando a scuola arriva la ricreazione, non vedo l'ora di mangiare il mio pannone. Tutti lo guardano, tutti ne vogliono un pezzo, ma io non li dormo in un terzo. Quando suona la campanella, c'è ancora l'odore di mortadella. Mi sento soddisfatto e rido come un matto. Con farina, acqua e fuoco ti cresci. Spesso e lieve, ripiegato e rotondo, rassegni il ventre della madre. Equinoziale, germinazione della terra. Pane, come sei lieve e profondo, nel bianco vasto di panetteria si allunga le file, come utensili, piatti o fogli. Ed improvviso l'onda della vita, insieme di semi. Cresci, cresci d'improvviso, come i fianchi, la bocca, i semi. I colli della terra. Vite. Sale il calore. Tonda la pienezza. Il vento della fecondità. E si fissa l'oro del tuo colore. E quando rimeso lo prendi i tuoi piccoli ventri, l'oscuro segno cicatrizzale fissa la sua bruciatura in tutto il tuo dorato sistema di emisferi. Adesso, intatto, sei azione d'uomo, volontà divina, miracolo continuo. O pane non in blocca, non ti imploreremo, noi uomini non siamo menti di densità divina o d'angeli oscuri. Da mare, da terra faremo pane, coltiveremo a grano terra e pianeti. Il pane a ogni bocca, a ogni uomo, ogni giorno, arriverà perché lo seminammo, perché lo abbiamo fatto, non per l'uomo, ma per tutti. Il pane per tutti i popoli, e con esso ciò che è di forma e di sapore di pane. Divideremo la terra, la bellezza, l'amore. Questo a sapore di pane. Tutto nacque per essere condiviso, donato, moltiplicato. Per questo pane,
Se ti nascondono la casa dell'uomo, se ti rifugiano, se l'avaro ti fa prostituta, se il ricco fa bottino di te, se il frumento non cerca il sol che la terra, pane, non pregheremo, pane, non imploreremo, ma combatteremo per te con altri uomini, con tutti gli affamati, per ogni fiume e vento verremo a cercarti. Tutta la terra divideremo perché tu possa crescere e con noi andrà avanti la terra. L'acqua, il fuoco, l'uomo lotteranno con noi. Andremo avanti incoronati di spighe, conquistando la terra e il pane per tutti. E allora la vita avrà forma di pane. Sarà semplice e vera, innumerevole e pura. Tutti gli esseri avranno diritto alla terra, alla vita. E così sarà il pane di domani, il pane d'ogni bocca, sacro, consacrato, perché sarà la ricompensa della più lunga e dura lotta umana. Non possiede ali la vittoria terrestre, porta il pane sulle spalle e vola possente come una paletteria nel cielo. Quando mangio? Quando mangio torrone e panettura, mi sento come l'una. È bello mangiare, ma che guaio, puoi ingrassare. Non rinunciare alle lasagne e nemmeno alle castagne. Quasi guai se andiamo a giocare, ma poi si ritorna a mangiare. Della prima metà del Novecento ci fa riflettere, affermando che i bambini giocano alla guerra e non alla pace, perché gli adulti da sempre fanno la guerra. E che c'è un gioco da inventare, far sorridere il mondo, non farlo piangere. Interpreta poi il proprio componimento Ricordi. Martina Manzelli, prima B, nella composizione Ritratto della mia bambina, di Umberto Saba, poeta e scrittore italiano, della prima metà del Novecento, che descrive la sua bambina con la palla in mano, somigliante alla marina schiuma, alla scia che esce azzurra dai tetti,
alle nubi e ad altre cose leggere e vaganti. Stefania Bontea, prima B, nei suoi versi La libertà. Chiudono la quarta sezione Giovanni del Vecchio, prima A, nella poesia Giocattoli sotto l'albero, in cui Luigi Santucci, pittore, poeta e commediografo italiano del Novecento, descrive bambini trasognati che adorano i giocattoli, con un tragico sorriso. E Emanuele Patta, prima D, che recita il proprio testo Il calcio. I bambini giocano alla guerra, è raro che giochino alla pace, perché gli adulti da sempre fanno la guerra. Tu fai boom e ridi, il soldato spara, un altro uomo non ride più, è la guerra. C'è un altro gioco da inventare, far sorridere il mondo, non farlo piangere. Pace vuol dire che non a tutti piace lo stesso gioco, che i tuoi giocattoli piacciono anche agli altri bimbi, che spesso non ne hanno perché ne hai troppi tu. Che i disegni degli altri bambini non sono dei pasticci, che la tua mamma non è solo tutta tua, che tutti i bambini sono tuoi amici. E pace è ancora non avere fame, non avere freddo, non avere paura. I bambini aspettano il vento per giocare con gli aquiloni, che quando finalmente arriva li solleva pian piano, sembra che volino insieme. Ora i bambini sono grandi e non giocano più, ma dalla finestra guardano i propri figli e divertirsi in ugual modo. Ammirano gli aquiloni volare in cielo, ricordano gli anni passati a giocare spensierati. La mia bambina, con la palla in mano, con gli occhi grandi color del cielo, dalle sue pasticciola, "Babbo", mi disse, "voglio uscire oggi con te". Ed io pensavo, di tante parventi che stamminano al mondo, io ben so a quale possa la mia bambina assomigliare. Certo, alla schiuma, alla marina schiuma, che sull'onde biancheggia, a quella scia che ci azzurra dai tetti e il vento sperde. Anche le nubi, insensibili nubi, che si fanno e disfanno in cielo, e le altre cose leggere e vaganti. Il gioco vuoi provare, la libertà devi cercare, le ali dovrai aprire, così le barriere potrai aprire. Se qualcosa tu vuoi fare, non lasciarti ostacolare, la libertà è la prima cosa, se vuoi una vita giustamente giusta. Sotto Savilà del Gaia Vite, i giocattoli fanno quasi un villaggio, lucidi, nuovi, ancora non sapete. Quanti sono? Quali sono? Sembra un miraggio. C'è un treno già montato sui binari, una bambola nera che par viva, un cane con i morti e con i fari, sei burattini in vispa comitiva, il gioco del ping pong, la crucifere, tre libri di racconti e un'altalena. Il suo bambino è stato servizievole, la stanza dei suoi doni è tutta piena. Che meraviglia, i bimbi trasognati li adorano, con un tacito sorriso. Gli angeli di certo li hanno fabbricati, hanno tutti ancora odore di paradiso. In questo verde campo, ancora una volta mi sono ritrovato a fare ciò che da me è tanto adorato. Del calcio sta naturalmente parlando, un gioco entusiasmante. Quando il pallone la porta sto tirando, penso, che bella questa sensazione, mi sto divertendo fino allo svenimento. Seconda B, che recita il proprio componimento Genitori. Beatrice Pensato, seconda A, che interpreta La scala di cristallo, in cui Langston James Hughes, poeta, scrittore, drammaturgo e giornalista statunitense della prima metà del Novecento, presenta una madre che invita il figlio a non fermarsi sui gradini perché trova ardua l'ascesa, ma a continuare a salire. Infatti, la vita non è una scala di cristallo.
Francesca Valente, seconda C, nel proprio testo Amore e famiglia, la vita. Stefania Bondea, prima B, che recita Alla nonna, di Gabriele D'Annunzio, scrittore, poeta, drammaturgo e giornalista italiano, simbolo del decadentismo, che ricorda la nonna paterna quando con la cuffietta bianca lavorava a maglia o lo accompagnava nella sua camera a dormire. Martina Manzelli, prima B, nella propria composizione Ricordi di famiglia. Chiudono l'ultima sezione Simona di Pompo, terza A, nell'interpretazione di 10 agosto, in cui Giovanni Pascoli, poeta e critico letterario, figura emblematica della letteratura italiana di fine Ottocento, considerato insieme a Gabriele D'Annunzio il maggior poeta decadente italiano, nonostante la sua formazione positivistica, presenta il tema del lutto, visto come rifugio dei dolori della vita simboleggiati dalla morte del padre. Greta Petta, seconda A, che recita il proprio componimento Conchiglia. Ora là, nella casa romita lo aspettano, a
labbra col cielo lontano. E tu, cielo, dall'alto dei mondi serini, infinito, immortale. Ho doppiato le stelle, non è mai stato comando di male. La famiglia, che siamo tanti, che siamo pochi, è fonte di calore, è fonte di armonia. E guscio, come la conchiglia per la sua perla, che quando si apre riflette luce e bellezza. Nel mare della vita è il regalo più prezioso. Beatrice Pensato, seconda, interpreta la poesia Per quanto sei in te, di Costantino Scavafis, poeta e giornalista greco, vissuto tra il fine 800 e inizio 900. Il poeta ci pone dinanzi al dato di fatto che non puoi avere te che desideri, perché la felicità è sempre in fuga e la vita desiderata è sempre un passo da noi. Poi la vita che desideri cerca almeno questo, per quanto stai in te. Non sciuparne troppo commercio con la gente, con troppe parole e un piovere frenetico. Non sciuparla portandola in giro, in balia del quotidiano, gioco balordo degli incontri e degli inviti, sino a farne una stucchevole estranea. E darvi appuntamento per il prossimo anno sulle note della canzone Bambini di Paola Turci, interpretata da Cristian Colucci seconda A e Daudi Mara terza E, ringraziamo il dirigente scolastico professor Matteo Scardato, le docenti Maria Grazia Rinaldi, Paola Simone, Annalisa Magnacci del laboratorio di poesia, i professori di strumento musicale Tina Caputo, Barbara Gocciardi, Elio Spagnoli e Marco Torrisani e l'esperta teatrale Dario Valenta per averci dato la possibilità di apprezzare la bellezza della poesia e di crescere come persone. Ringraziamo infine il personale ATA. Senza felicità, sfogliato e impaginato in questa vita sola che non ti guarirà. Crescerò e sarò un po' più uomo, un'altra guerra incullerà. Crescerò, combatterò questa guerra. Sono che ora mi libero. Ragazzini corrono sui muri neri di città, sanno tutto dell'amore che si prende e non si dà. Sono entro il silenzio e il mare, la loro poca libertà, vedono polvere bianche i nostri anni. Bambino, in un barattolo è rinchiuso insieme, come una bibita, lo sai che ogni tua lacrima futura ha un prezzo, come la musica. Io non so quale bambino questa sera aprirà le porte di questa frontiera, questa terra di uomini, terra di uomini.